Quindi le notizie lavorano su Facebook come sempre. Il post di Catena 2 ha chiesto, ha parlato con lei, ha scritto, ha chiesto le dimissioni di tutti. Stanno arrivando, ci dice lei? Reno De Luca ieri l'ho incontrato, come ha scritto anche nel post, e abbiamo fatto un po' un ragionamento generale finalizzato alle europee, ma non solo. È chiaro che gli appuntamenti elettorali servono anche per fare una verifica rispetto a una serie di ragionamenti. Il tema delle dimissioni è un tema che Cadeno pone all'ordine del giorno, soprattutto con una squadra di governo che è gestita da un sindaco in maniera costante. Non è una novità che tutti i soggetti, diciamo, interessati alla macchina amministrativa sono quotidianamente soggetti a verifiche, quindi è uno sprono a lavorare rispetto a un progetto politico nazionale che ha preso corpo, che sta andando avanti e che deve avere un coinvolgimento di tutti. Quindi nessun elemento particolare se non quello che è stato sempre fatto dal 2018 in avanti, cioè motivare in maniera seria chi sta lavorando rispetto a un progetto che va al di là dei colori politici. Catena De Luca ha dimostrato che il governo di una città può essere efficiente come è efficiente senza colori politici. Dobbiamo lavorare tutti pancia a terra e ogni tanto è anche giusto avere, diciamo così, una chiamata alle armi forte. Dopo la firma delle dimissioni è arrivata da parte di qualcuno? Ragazzi, intanto la firma delle dimissioni, innanzitutto faremo una serie di incontri come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare. Non è il tema della firma delle dimissioni, ma essere a disposizione di un progetto. Questo è, la notizia non è o la dimissione firmata, essere a disposizione di un progetto che fa bene alla città, che sta facendo bene alla città senza un colore politico dietro. Catena De Luca ha dimostrato, senza avere un partito importante di qualunque natura, che si può governare bene, e così dobbiamo continuare a fare. Questo è il senso. Ci sono termini anche pesanti utilizzati in quel post: non voglio più parassiti attorno. No, diciamo che Catena De Luca ci ha abituato in questi anni a termini pesanti. Se parassiti è un termine pesante, non oso immaginare i commenti che avete fatto in questi anni. Il tema è, ma senza voler commentare le di Catena De Luca, che sono di Catena De Luca, perché ognuno giustamente pone la sua attenzione. Il parassita è che colui che si aggancia senza poi, diciamo così, dare quella spinta che in realtà c'è. Quindi io sono convinto che questo non è altro che un sistema importante, ma l'abbiamo già fatto in passato, per fare un quadrato, una quadra importante sui temi che oggi sono quelli politici. Ma lei ritiene personalmente, da sindaco, primo cittadino, che la sua giunta abbia bisogno in questo momento di questo tagliando, come è stato chiesto? Ma i tagliandi si fanno periodicamente, si fanno annualmente, semestralmente, in base risultati conseguiti. Abbiamo fatto una relazione di primo anno, ne faremo una di secondo anno il 16 giugno quando faremo i due anni. I risultati ci sono e stanno arrivando. Credo che i tagliandi debbano essere gestiti anche in maniera generale su un progetto politico che oggi è diverso rispetto a prima. Si aspettava questa strigliata così forte? Ci sta, nella misura in cui non è la prima. Io ricordo, dopo la campagna elettorale, forse delle regionali, una strigliata tanto forte fatta a Fiumi di Nisi. Quindi la memoria noi ce l'abbiamo un po' corta. Le strigliate servono appunto a rimettere in pista un treno che sta correndo molto velocemente, questo ve lo vedete nell'amministrazione quotidiana, che serve, tra virgolette, anche per, ripeto, alzare quell'asticella che deve sempre essere alta per garantire i servizi che stiamo garantendo. L'estemporaneità di Catena De Luca si riferisce anche al fatto che ha sentito la mancanza del 4% e quindi l'impegno di qualcuno che forse non ha profuso quello che lui si aspettava. Il 4% si determinerà il 9 giugno, quindi la mancanza ideologica. Voglio vedere poi quali saranno i risultati dopo il 9 giugno degli altri partiti che stanno già correndo su tanti fronti. È una sfida nella sfida. Nel 2017 Catena De Luca è arrivato qua da solo, siamo nel 2024, abbiamo una squadra di governo importante, stiamo amministrando bene, e questo credo sia il tema che gli elettori dovranno prendere in considerazione, non per un consenso personale, ma per un ragionamento di progetto politico che oggi ha valenza nazionale. Ieri il partito ha cacciato Alessandro De Leo, oggi questo posto, c'è una crisi all'interno. Ma ripeto, siccome parliamo di tagliando, i tagliandi vanno fatti a tutti i livelli. Catena De Luca, diciamo così, ci ha abituati a questi scossoni che forse servono e fanno anche bene nei modi, nei termini, poi ripeto, ognuno ha i propri, questo credo sia abbastanza chiaro, ma poi è la sostanza quella che conta. Se c'è stata un'espulsione, ripeto, il partito a livello regionale avrà valutato in base a quella che è stata l'esperienza di questo periodo. Dopodiché, ripeto, i tagliandi sono quotidiani. Non c'è una scadenza, ma si misurano sui risultati.